Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore. Buonasera al pubblico di Imperia TV, ben ritrovati a microfono aperto, con noi ospite in studio il sindaco della città di Sanremo, Maurizio Zoccarato. Buonasera, buonasera. Benvenuto, signor sindaco. Grazie. Beh, partiamo da una considerazione politica e di politica anche geografica, se vogliamo. In questa terra di Ponente si può dire che lei, Sanremo, siete rimasti un po' l'unica roccaforte del PDL dopo tanti avvenimenti, per la maggior parte poco piacevoli, che sono accaduti. Ha mai fatto questa valutazione? Che cosa pensa a questo proposito? Beh, ci sono tanti sindaci bravi nel Ponente, perché se partiamo da Marina Vegno, al sindaco di Santo Stefano Pallini, al sindaco di Riva Ligure, ci mancherebbe, però al sindaco di Dolce Acqua, di città, cioè, grosse, no? Di città grosse, tra le tre città grandi, quindi Imperia, Ventimiglia, Sanremo, sicuramente Sanremo in questo momento vive una serenità politica differente, quello sicuro. Ecco, ma Sanremo in passato ha avuto tanti problemi, contrasti e anche problemi giudiziari. Che cosa è cambiato in quest'area sanremese? Beh, è cambiato innanzitutto il rapporto con la gente, che si ripercuote all'interno del Consiglio Comunale, all'interno della maggioranza. La nostra è una politica vicina alla gente, vicina al marciapiede. Il mio sito Facebook è aperto, io rispondo direttamente, cerco di comprendere le lamentele e di intervenire al più presto possibile. A settimana scorsa ho ricevuto 2.503 persone. Io lunedì o il martedì massimo ricevo, di tutte le settimane, ricevo appunto centinaia di persone. Aver ricevuto 2.500 persone in 4 anni vuol dire avere un contatto con la cittadinanza importante. È ovvio che questo lo fanno anche i miei consiglieri comunali, che sono molto bravi, lo fanno anche i miei assessori. La serenità da dove arriva? Da sapere di metterci tanto impegno. La città di Sanremo sta cambiando, sta cambiando con l'isola pedonale di via Matteotti, il secondo tratto, i lavori sono fatti bene. Via Matteotti, che sarà anche poi continuata fin sotto il casino di Sanremo, senza poi parlare di Piazza Colombo. E quando siamo arrivati, Piazza Colombo era un recettacolo di spacciatori, di extracomunitari irregolari. Oggi c'è un prato sintetico che ne c'è stata anche un po' di polemica, esattamente, che grazie proprio alla polemica che c'è stata, abbiamo avuto la fortuna di poter pubblicizzare quel prato. Questo cosa ci ha portato? Questo intanto ci ha portato ad avere i bambini, che se oggi pomeriggio lei fosse andato in Piazza Colombo, lei vedeva Piazza Colombo piena di bambini che giocavano. E questa è una cosa positiva. E poi c'è questo contrasto alla criminalità che facciamo con le forze dell'ordine, che è qualcosa di fantastico, e devo dire grazie alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, ma in particolare al questore e al dottor Manso, che ci stanno dando una grandissima mano per la lotta all'abusivismo. Settimana scorsa abbiamo sequestrato 10.000 pezzi di merce contraffatta, questa settimana 400 pezzi, in questi giorni saranno altri sequestri. Abbiamo sequestrato un appartamento, continueremo i sequestri degli appartamenti, e da questa gente ne capire, persone che favoriscono alla fine. Esattamente, dentro questi appartamenti si trova merce contraffatta, si trova gente irregolare. Questa gente deve capire che non è ben accetta a Sanremo. Alcuni dicono: ma dove li mandate? Vadano dove vogliono, non devono stare a Sanremo. Io non sono razzista, ma io sono stato eletto dai cittadini di Sanremo, devo fare gli interessi dei cittadini di Sanremo e della mia comunità, dove io sento la responsabilità. E allora questi, se sono irregolari, devono prendere le gambe e andare veloci da un'altra parte, non a Sanremo. Faremo una lotta a forza alla prostituzione per la strada, abbiamo le zone di Bussana che sono ancora molto colpite e interverremo al più presto. E poi abbiamo una città che indubbiamente, per chi della provincia, chi dell'entroterra,
anche il cittadino di Imperia, se viene nella nostra città, vede che è una città curata, con un arredo urbano curato, con tanti difetti, però cerchiamo di essere sempre sul pezzo. Ecco, lei dice, ha ricevuto migliaia di persone, interventi che vengono fatti, va bene, Sanremo sappiamo che c'è il casino, che da un certo punto di vista un aiuto lo è, da un altro punto di vista è anche fonte di problemi, se risente della crisi, fra poco ne parleremo, ma quando si ricevono le persone, oggi non c'è anche una difficoltà in più poi a dare delle risposte, voglio dire, anche Sanremo non patisce la crisi, non ha problemi di liquidità, di fondi, cioè come ve la cavate? Perché oggi come oggi non basta più una pacca sulla spalla, sì. Sanremo ha tantissimi problemi, come tutte le città, forse ne ha di più, da un punto di vista bilancio ne ha avute di più, perché era abituata ad avere una vacca da mungere, che era il casino di Sanremo. Però, stando ad ascoltare la gente, cercando di fare i tagli, più tagli possibili, ma quelli non indispensabili, perché abbiamo mantenuto gli asili nido, abbiamo mantenuto i servizi, abbiamo mantenuto i servizi sociali, Sanremo è una città che dà ancora molto, a differenza delle altre città. È ovvio che come si può aiutare la gente? Cercando di agire sul bilancio, quindi togliendo le auto blu, togliendo gli sprechi, cercando di capire dove vanno messe le persone. Il comune di Sanremo oggi ha 498 dipendenti, 500 dipendenti, qualche anno fa ne aveva 880. La Maie e le società partecipate, parliamo di Amaie, parliamo di Area 24, parliamo di Sanremo Promotion, parliamo dello stesso casinò, e le abbiamo messe in ordine. Quando noi siamo arrivati la situazione era devastante, però abbiamo fatto delle scelte difficili, molte volte anche contro il partito, ma questo ci ha portato ad avere un progetto sull'acqua pubblica, ha portato ad avere Riviera Acque insieme ad altri, tutti gli altri comuni, e ad avere un progetto vero e condiviso con la cittadinanza. Abbiamo voluto investire su Amaie, abbiamo tolto e chiuso il buco, tra virgolette, dell'Ucflor. L'Ucflor era quella società, che quella cooperativa che controllava e gestiva il mercato dei fiori. Oggi il mercato dei fiori è gestito da Amaie Energia, abbiamo un amministratore che è molto bravo, che è Mauro Albanese, sta facendo molto bene, come sta facendo molto bene il presidente e amministratore unico di Amaie, Gianni Rolando, come sta facendo molto bene Argiro ad Area 24, e come stanno facendo bene questo consiglio di amministrazione del casinò. Lei mi parlava di casinò. Certo. Il casinò intanto questo mese ha avuto per la prima volta dopo tantissimi mesi un'inversione di tendenza, è in positivo. L'abbiamo preso con un nuovo CDA a meno 23, meno 24 negli ultimi tre mesi, l'abbiamo riportato oggi ad avere un andamento completamente diverso perché siamo a meno 14 in salita. Questo cosa ci porta? Questo ci porta a avere intanto a dare un messaggio positivo. La crisi c'è, la affrontiamo, le nostre aziende perdono il 20%, il 25%, ma avere un casinò di Sanremo oggi che ti dà la possibilità di avere la speranza di arrivare a fine anno a 50 milioni di euro, questo ti consente di fare quelle operazioni che abbiamo fatto. Noi abbiamo abbassato l'IMU, nonostante una parte dell'opposizione non voleva che la abbassassimo. Abbiamo abbassato l'IMU sui terreni agricoli al 7,6%, è vero che ci siamo impegnati a portarla al 4,6, ma al 7,6 siamo tra i comuni più bassi della provincia di Imperia. Non dimentichiamoci che l'abbiamo abbassata le attività produttive. Sanremo è una città che vive sul turismo, o ce lo siamo dimenticati? Sanremo è la città dei fiori, ma è soprattutto la città del turismo, eh? Questo deve essere chiaro. Parlando di casinò, però, c'è il problema che insomma questa casa da gioco, quando tutte le cose andavano bene, come un po' in tutti gli apparati, le strutture, in Italia magari si è anche esagerato in termini di dipendenti, ne faceva riferimento al comune, anche quelle erano cifre elevate, da 800 a 500, vuol dire che 300 persone sono state risparmiate come stipendi, ma il comune non ha mica chiuso i battenti, quindi questo voglio dire. E il casinò dei problemi ce li ha tuttora, perché adesso il referendum non è stato noi avevamo fatto un grandissimo lavoro con il referendum, dove chiedevamo un taglio tra virgolette degli stipendi dal 6 al 12%. Questo cosa ha portato? Questo ha portato che oggi dobbiamo intervenire e purtroppo dovremo fare licenziare delle persone, gli esuberi. Io ero contro i licenziamenti, perché la politica è sempre stata
interpretata da chi mi ha preceduto, da molti che hanno preceduto la nostra amministrazione, come dare lavoro. La politica non deve dare lavoro, la politica deve produrre posti di lavoro, che è una cosa completamente diversa. Cioè, noi non siamo più la politica della marchetta, noi dobbiamo produrre e dare un futuro ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle nostre famiglie. Il casino di Sanremo, ha già 330 dipendenti, anche questo ne va quasi 500. Ma il casino di Sanremo, oggi questo Consiglio di Amministrazione sta facendo un lavoro eccezionale, sta rifacendo tutta la pianta organica. È ovvio che è finito il tempo che al casino uno delle vacche grasse. Oggi siamo al tempo delle vacche magre, quindi tutti devono stringere la cinghia. Il casino deve tornare un'attrazione, deve fare turismo, deve fare anche cultura, ma deve fare soprattutto turismo, perché quando uno viene a Sanremo viene per il casino, viene per la pista ciclabile, viene per il clima, viene per la bandiera blu, che sottolineo, per il secondo anno Sanremo a 10 anni dalla bandiera nera l'ha preso. Questo perché? Perché quando noi siamo arrivati si erano rotte le fogne, abbiamo fatto degli investimenti. Abbiamo cercato di investire veramente su quelle cose che serve alla gente e che molte volte non si vedono, le fogne. Abbiamo cercato di rifare le strade, ce ne mancano ancora, ma di qua a fine mandato le rifaremo. E poi abbiamo messo in sicurezza le scuole dei nostri figli. Questa è una cosa fondamentale, perché non tutti sanno che in Italia ben poche scuole sono a norma e ben poche scuole sono in sicurezza. Sempre per quello che riguarda il casinò, a questo punto, voglio dire, i licenziamenti secondo lei saranno inevitabili, cioè, non si è trovata questa quadra con i sindacati, non si è riuscito a fare questo patto che poteva essere solidale, chiamiamolo così. Beh, intanto non pensa però che si arriverà a una posizione di scontro poi alla fine. Io credo che i sindacati hanno capito che bisognerà trovare una via di equilibrio, perché sennò bisogna arrivare ai licenziamenti. Una parte verranno licenziati, tutti quelli che sono stati condannati devono andare a casa. È impossibile pensare che c'è gente che sta a casa, è stata già condannata semmai in primo grado, e no, allora questa gente noi dobbiamo mandarla via, licenziarla, eventualmente se poi verrà assolta ce li riprendiamo, ce li riassumiamo, andiamo a vedere. Ma io non posso pensare che qualcuno, il procuratore Cavallone è stato molto chiaro, prenda lo stipendio, degli ottimi stipendi, e si mettano ancora a rubare al datore di lavoro. Non funziona così, perché il datore di lavoro è il cittadino. Qual è il suo rapporto con la procura? Lei che adesso ha citato il dottor Cavallone. Di solito ci sono queste tensioni un po' fra parte politica e parte giudiziaria. Sapremo come va. Ma io ho sempre detto, e lo continuo a ribadire, il rapporto è un rapporto da persone di Stato. Lo Stato è uno, è indivisibile. Non c'è da una parte la magistratura e dalla parte la politica. Non c'è da una parte, come da una parte non ci sono i buoni e dall'altra non ci sono i cattivi. Da nessuna parte. Noi siamo chiamati a fare le cose nelle regole, a essere giudicati se è il caso, a essere controllati. Noi siamo giudicati dai cittadini ogni 5 anni e siamo controllati dalla magistratura. È giusto che la magistratura controlli se noi facciamo delle cose che non vanno bene. È ovvio che noi dobbiamo essere altrettanto attenti nel denunciare quello che non funziona, e io credo che il rapporto con la magistratura tra Comune e Sanremo è un rapporto molto istituzionale, un rapporto che va di correttezza fondamentalmente, sapendo che io cerco di fare il sindaco al 100% delle mie potenzialità. Se non riesco a fare di più non è per impegno, ma sicuramente per incapacità. Poi ovvio che è cambiato il mondo, non è più il tempo che c'erano gli appalti della pulizia delle palme e nessuno sapeva chi puliva le palme. Oggi bisogna controllare, perché oggi c'è anche la Corte dei Conti che controlla, sta dietro le cose. Oggi quando si fa un asfalto non si può far finta di non farlo, ma bisogna farlo, perché noi siamo chiamati ad essere giudicati e non siamo più con i mezzi di informazioni attuali. Ripeto, io lo vedo sulla mia pagina di Facebook, il continuo interfacciarsi col cittadino. Noi siamo giudicati ora per ora, giorno per giorno, ed è nostro dovere andare ed essere sempre disponibili nei confronti dei nostri cittadini, sapendo che poi ci possono anche essere dei filtri, perché quelli che mi dicono: sindaco, quando la posso incontrare? Beh, c'è un numero di telefono, chiami la segreteria, io ricevo, ho ricevuto 2500 persone,
in un anno ne riceverà ancora 1000 sicuramente. Lei prima giustamente diceva, ricordiamoci che Sanremo è la città del turismo, quindi del mare, delle spiagge sicuramente, ma oggi sole e mare, per la verità sole ne stiamo vedendo ancora poco in questa annata, ma non bastano più comunque. Bisogna anche pensare a eventi, bisogna pensare a un'offerta ricettiva, un'offerta di manifestazioni, insomma, a fare un turismo un po' vero, ecco. Esatto. Intanto non c'è mai stata sinergia tra i vari comuni, purtroppo. Oggi credo che il Casino abbia intrapreso una strada, questa collaborazione con Presta, quando me l'hanno detto, io sono stato molto contento. Tanto perché è gratuita. Secondo perché parliamo uno dei grandi manager della televisione italiana. E perché ha la visione di cosa vuol dire fare turismo a livello globale. Oggi noi dobbiamo pensare che dobbiamo interfacciarci con l'Europa, dobbiamo pensare che abbiamo un aeroporto, che è l'aeroporto di Nizza, che dista 40 minuti scarsi dalla città di Sanremo. Dobbiamo sapere che abbiamo dei mezzi di trasporto molto semplici nei confronti della Costa Azzurra, che noi abbiamo una grande clientela che arriva dalla Francia e dal nord Europa. Quindi quando qualcuno mi dice Alassio ci fa concorrenza, non è vero, Alassio a noi non ci fa concorrenza. Quando uno deve andare a pescare, tra andare a pescare dentro la vasca da bagno dove c'è i pesciolini rossi o andare a pescare in mare, cerca di andare a pescare in mare. Sanremo deve andare a pescare in mare, non dentro la vasca da bagno dei comuni vicini. Con i comuni vicini bisogna far sinergia, perché quando c'è gente ad Alassio ovviamente abbiamo un'interfaccia più facile. Quando ci sono le vele d'epoca Imperia, è normale che ne abbia un guadagno anche Sanremo. Quando c'è il festival a Sanremo, se Imperia avrà una capacità di interfacciarsi con Sanremo e di avere un dialogo con Sanremo, sarà più facile. La pista ciclabile. La pista ciclabile unisce un territorio magnifico, tra l'altro adesso è anche ben tenuta, e in sicurezza perché abbiamo messo le telecamere. La pista ciclabile è qualcosa di straordinario per i clienti che arrivano dal nord Europa. Noi siamo un prodotto, questo prodotto bisogna saperlo vendere. Purtroppo abbiamo avuto delle lacune. La più grande lacuna che noi abbiamo è sicuramente una mancanza dell'assessorato al turismo regionale, perché noi non possiamo pensare che l'assessorato al turismo regionale non parli mai del Ponente Ligure. Ci vendono anche la yacht, si vendono un appartamento. La regione sta vendendo un appartamento dei cittadini di Sanremo, quello vicino al casinò, per portare i soldi a Genova. Nella rotonda dove c'è la chiesa russa. Esattamente, ma lei si immagini un po'. Questi si vendono gli ospedali, gli uffici turistici e portano tutti i soldi a Genova. Ma qui bisogna cercare di fare un po' più di sistema, di fare un po' più le barricate nei confronti di Genova. Non che io ce l'abbia contro Genova, per la carità del Signore, ma tra Genova e Nizza, lo ripeto, io mi sento più vicino a Nizza che più vicino a Genova. Sono in termini geografici o che altro? Ma guardi, la grande differenza anche commerciale tra la parte di Imperia e la parte di Sanremo è sempre stata che il sanremese, i ragazzi di Sanremo, è più facile che vadano in discoteca in Francia piuttosto che vadano in discoteca ad Alassio, che vadano verso Monte Carlo, verso Nizza, verso Cannes. In questi giorni c'è il Festival di Cannes, c'è tanta gente che va verso Cannes, come quando c'è il Festival di Sanremo c'è tanta gente di Cannes, di Nizza, che viene verso Sanremo. Non ci sono più le frontiere. Bisogna finire con questa mentalità che quando uno va a Milano deve fermarsi 3 volte l'autogrill. Oggi uno va a Parigi per lavoro, prende la navetta a Nizza, va a Parigi, fa la riunione di lavoro e torna indietro. Semmai lo fa con 40 euro, prendendo EasyJet al posto di andare con Air France. Però questo uno deve sapere che Sanremo oggi è qualcosa di più di una città. Oggi deve tornare ad essere un'eccellenza turistica e un brand. Questo brand deve essere venduto come Sanremo e come Riviera dei Fiori, con l'entroterra. Noi abbiamo delle bellezze come sono Dolce Acqua, come Apricale, parlando dalle nostre parti, certo, come abbiamo qui tantissimi altri paesi, che devono essere sfruttati. Io non sento parlare né del circuito delle ville storiche, non sento parlare né del sviluppo dell'entroterra, sento parlare poco di queste cose. Queste sono le cose che fanno bene anche a Sanremo. Ecco, qui però ci vorrebbe un ruolo della provincia. Uso il condizionale perché oggi queste province sono messe molto molto in discussione. I fondi non li hanno, il ruolo non si capisce, non si sa se ancora esisteranno, probabilmente no.
A questo punto? A questo punto noi abbiamo la fortuna di avere un presidente della provincia molto bravo, che conosce benissimo il territorio. E io credo che noi siamo stati fortunati, abbiamo avuto tre presidenti della provincia, veramente grandi espressioni di questo territorio. Il senatore Boscetto, il presidente Giuliano e il presidente Sapp. Noi cosa, se mi dite cosa ne penso io della provincia, che la provincia non ha ragione di esistere. Una delle cose che ha ragione Grillo è questa. Perché guardate che Grillo non dice solo delle belinate, dicendola alla Ligure, dice tante verità. E le verità che la politica è distante dal cittadino, e che la politica non si avvicina alla voce del cittadino, perché semmai si avvicina al sentito dire di un terzo, ma non alla voce diretta del cittadino. E allora le province dobbiamo iniziare a dire senza paura, anche se dentro ci sono degli amici che dovranno finire il loro mandato, dire le province bisogna abolirle. Sì, però non si può dire le province dobbiamo abolirle se poi non diciamo anche chi si occupa delle strade provinciali che sono chilometri e chilometri. Questo, faccio un esempio, questo, le strade provinciali ci saranno, se le dovranno accollare i comuni, anche il personale della provincia dobbiamo pensare dove va, perché è gente che non è che possiamo trasferirla da Imperia a Savona, che ha dei costi di trasferimento che sono pari al loro stipendio. Dobbiamo avere rispetto delle persone che lavorano. Però l'ente provincia, che senso ha avere un ente che poi oggi di che cosa si occupa nella realtà? Delle strade provinciali, l'ha detto lei, della caccia e della pesca? Per andare a vedere quanti gianchetti mettono e se più, e bisogna ammazzare 50 cinghiali o 500? La gente ha dei problemi molto seri, che sono la sicurezza delle scuole dei loro figli, arrivare a fine mese, pagare il mutuo e il lavoro. Noi dobbiamo diminuire i costi di questa macchina. I parlamentari lì sono... Il problema è capire se portiamo la provincia e arrivano i fondi per fare quelle cose lì. No, i fondi devono rimanere sul territorio. Prima ho fatto l'esempio della regione. La regione non può pensare di vendere gli ospedali e di portarsi i soldi a Genova. Le regioni, allora, per esempio, sono quelle che hanno sottratto ruoli alle province negli anni. E allora cosa dovremmo fare? Allora l'unica soluzione è cercare noi un'indipendenza. Perché cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo essere onesti e dire che ci sono dei baracconi, della gente che non si sa che lavoro fanno e sono degli scrocconi, per non dire dei ladri di stipendi, che non sono le province, ma sono quei burocrati di Roma. Quando noi dobbiamo andare, noi sindaci, a chiedere per il patto di stabilità, quando noi dobbiamo dire noi abbiamo i soldi in cassa e vogliamo pagare una fattura a un povero artigiano che non arriva a fine del mese perché ha il fido che è quasi sforato. Ieri guardavamo una trasmissione su Porta a Porta, c'era un artigiano con delle fatture depositate che il comune non gliele pagava. Eppure quel comune, come il comune di Sanremo, ha 40 milioni in cassa. Il comune di Sanremo ha 40 milioni in cassa e non ci fanno pagare le fatture, non ci fanno fare i lavori. Spiegatemi perché io con questi 40 milioni non posso redistribuirli sul territorio. Per fare un favore a chi? Perché non vogliamo dire che l'Italia è divisa in due? Ma l'Italia è divisa in due. L'Italia è divisa in due perché ce n'è una parte produttiva che lavora, che si ammazza di lavoro e che fa i sacrifici, che siamo noi. Non il nord-est, il nord. C'è una parte che è più parassitaria, perché sono abituati così. Zoccarato è diventato leghista. Io non sono leghista, io sono ligure e sono orgoglioso intanto di essere ligure, perché la grande differenza che, e me ne vanto, che mi sono sempre reso conto che quando in famiglia c'è un estraneo, me ne accorgo perché al telefono i miei nonni parlano in italiano e non mi parlano in dialetto. Quindi non mi vergogno di essere ligure. Cioè qua anche bisogna finirla di quelli che si vergognano delle proprie differenze. Io sono uno diverso perché mi sento ligure. Sono un ligure, orgoglioso di essere ligure, orgoglioso di essere in una terra che ha accolto molto bene gli abruzzesi, che si sono inseriti benissimo in questo territorio perché sono gente che lavorano, come sono brava gente i calabresi che sono venuti a lavorare, come sono brava gente tutti i meridionali che sono venuti qui a lavorare. Adesso questi Vucumpra, quelli che vengono e sono invece non regolari, devono andarsene, no? Gli extracomunitari regolari che vengono, che vogliono aprirsi delle partite IVA, vogliono fare gli artigiani, ben vengano. Poi se lei mi dice se io sono favorevole o non favorevole che una persona che nasce in Italia sia subito italiana, questo ce l'andiamo a vedere.
Bene, Zoccarato, dobbiamo andare a concludere, la ringraziamo per la disponibilità, abbiamo cominciato dalla politica, finiamo con una considerazione politica. Zoccarato e Claudio Scajola. Claudio Scajola mi sembra che stia facendo insieme a Dannoni una bellissima campagna elettorale su Imperia, mi sembra che abbia avuto una grande, tra virgolette, vittoria, perché ho letto i giornali proprio di questi giorni. Parlo dei rapporti più personali al di là delle campagne elettorali. Dei rapporti personali ottimi. I rapporti personali sono ottimi, perché secondo me nella vita bisogna essere coerenti. Ho sempre detto, e lo ripeto, che quando io sono un uomo del PDL, del Popolo della Libertà, del centrodestra, prima ero di Forza Italia, credo di aver fatto molto bene il coordinatore, almeno ci ho provato a fare molto bene il coordinatore cittadino e il coordinatore provinciale del partito. E ho sempre detto che ho sempre sofferto questa contrapposizione o questa rivalità Scajola e Minasso, ma con tutta naturalezza ho sempre detto, il giorno che si litigano Scajola e Minasso, se devo scegliere tra Scajola e Minasso, io scelgo Scajola. Mi ha dato la però possibilità. Però ogni tanto ci litiga anche lei, no? Ma bisogna litigare con le persone, più che litigare bisogna discutere con le persone se si è persone intelligenti. Ma io posso dire una cosa, a differenza di quello che si dice, Scajola non impone mai niente, se mai gli si chiede dei consigli è una persona anziana, di grande, sicuramente più anziana rispetto a me, di grande esperienza, ha fatto 4 volte il ministro e secondo me tante cose può averle dette sbagliate, perché è un grande uomo, per come lo conosco io, che non ha il dono della comunicazione. Ma io leggendo i giornali e leggendo le rassegne stampa, un giorno leggevo delle intercettazioni dove dicevano in questa città mi dovrebbero fare una statua. Ecco, questa è una delle grandi verità che ha detto Scajola. Se io fossi di Imperia, Claudio Scajola, per quello che ha dato a questa città, meriterebbe una statua. Grazie a Maurizio Zoccarato, sindaco di Sanremo. Un arrivederci a presto, naturalmente al primo cittadino sanremese, un arrivederci a presto al nostro pubblico. Buona serata. Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore.